Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra diretta straordinaria. Oggi buon 8 marzo a tutte, intanto a tutte le donne, e siamo in collegamento con l'assessore comunale alle pari opportunità del Comune di Trieste, Francesca De Santis. Buongiorno e tanti auguri anche a lei. Grazie altrettanto, buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Grazie dell'ospitalità. Allora, abbiamo titolato appunto Giornata Internazionale della Donna. Allora, ancora la seconda, no? In tempi di pandemia, la prima è stata proprio coincideva quasi con l'avvio, no? Del primo lockdown. A che punto siamo in questo secondo anno? Quali sono le problematiche che sono emerse in questo periodo, in questo lungo periodo di pandemia? E poi le chiedo quali sono i programmi poi per quest'anno, per così ricordare l'8 marzo da parte del Comune. Certamente, sì, come ha detto ben lei, questa è la seconda giornata internazionale che viviamo in pandemia. Nella prima si è trovato la pandemia, ci ha colto all'improvviso, infatti abbiamo lo scorso anno dovuto spostare tutti gli appuntamenti ad un periodo successivo. Quest'anno invece ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo cercato davvero a tutti i costi di presentare un programma variegato, un programma ricco di iniziative, ricco di eventi in cui, come di consueto, abbiamo coinvolto ed avuto il grande supporto delle tante associazioni del nostro territorio, tante associazioni che gravitano intorno alle pari opportunità e che ci hanno presentato davvero tante iniziative diverse tra di loro che ci permettono di continuare a parlare quotidianamente, non solo in questa giornata, di donne, di diritti delle donne, di queste tematiche, perché ecco, ricordiamo spesso in queste giornate dedicate, come quella dell'8 marzo, del 25 di novembre, che però è bene parlare di questi temi davvero ogni giorno dell'anno, proprio per non dimenticarci, proprio per cercare di sgretolare concretamente quello che è il muro del pregiudizio, quelle che sono le problematiche che ancora purtroppo oggi esistono intorno ai temi delle pari opportunità. Una riflessione su quest'anno è doverosa. Noi ci siamo trovati insomma in anno di pandemia in cui purtroppo proprio il Covid, purtroppo la pandemia ha fatto emergere quelli che sono i mali atavici appunto del nostro paese, quelli che sono i problemi atavici del nostro paese. La pandemia non ha fatto altro che portare a galla questi problemi, che acuirli, e penso ad esempio all'acuire dei fenomeni di violenza domestica, penso al purtroppo forte gap lavorativo che c'è tra uomini e donne. Penso, ahimè, ai dati Istat sulla perdita del lavoro femminile, perché purtroppo in periodo di pandemia, in periodo di Covid, c'è stato il grave problema del lavoro, lavoro perso soprattutto dalle donne. Infatti i dati Istat ci dicono proprio che il 70% dei posti del lavoro è stato perso da figure femminili. Questo perché la maggior parte delle donne è impiegata magari in posti di lavoro precari, che purtroppo a causa del Covid li hanno persi. Le donne si sono trovate in prima linea in questo periodo in tanti settori, e penso al settore sociosanitario, al settore assistenziale, penso ai salti mortali che sono stati fatti da molte donne per cercare, soprattutto in questo periodo, di gestire la famiglia, di gestire i figli in DAD, di gestire il lavoro. E quindi ecco, sicuramente è stato un anno complicato, e proprio per questo abbiamo voluto, nonostante sicuramente le difficoltà dovute dalla pandemia, abbiamo voluto presentare questo programma che è partito dalla giornata di ieri e continuerà per tutto il mese, prolungandosi anche appunto nel mese di aprile e di Nel mese di maggio. aprile, quindi un mese intero, insomma, per poter parlare e approfondire questi temi importanti, no? Che devono essere sempre all'attenzione giustamente durante tutto l'arco dell'anno. Allora, fra l'altro c'è anche Tele4, no? Come spesso facciamo anche nell'organizzazione della celebrazione, proprio con Sì. Concerto, con un concerto evento questa sera, promosso dal Teatro Verdi, anche in collaborazione proprio con l'assessorato e con il Conservatorio Tartini, per così proprio celebrare la giornata dell'8 marzo, questa sera alle 21. Esatto.
Alle 21, sì, siete anche voi, come spesso accade, in prima linea proprio a ribadire i diritti per le donne. Iniziate proprio questa sera con la messa in onda del concerto evento del Teatro Verdi. Vado molto orgogliosa di questo evento, che sicuramente è l'evento di spicco in tutto il calendario, perché si permette ancora una volta di riportare il teatro a casa di ciascuno di noi, teatro che purtroppo, ahimè, per il Covid appunto non riusciamo a frequentare in presenza, e ci permette anche in questo caso di presentare uno spettacolo meraviglioso che attraverso l'arte ci farà però anche ragionare su un tema importante come quello che lo spettacolo stesso porta con sé, e ci farà ragionare ancora una volta sui diritti delle donne. E per citare solo alcuni di quelli che sono gli eventi che hanno arricchito il nostro calendario, avremo ad esempio un concorso fotografico con la Biennale Giuliana, che si intitola Tante donne, un solo cuore, che sarà rivolto insomma a tutta la cittadinanza. Abbiamo riproposto anche in occasione di questa data il laboratorio che era stato presentato insieme alla Lilt in occasione del 25 di novembre, che si chiama Rifiorire in uno sguardo, oppure la Casa Internazionale ci propone un evento che si intitola Il benessere delle donne durante la pandemia, anche questo molto attuale proprio per parlare insomma dell'anno duro che tutti noi, soprattutto le donne, hanno vissuto. E poi mi lasci dire che come assessorato alle pari opportunità abbiamo voluto organizzare in proprio un evento, un convegno, un momento di discussione, un momento di dibattito, insieme anche all'Ordine dei giornalisti, all'Ordine degli avvocati, che si intitola proprio La forza, il coraggio delle donne e la forza del cambiamento. Un convegno che si terrà il 10 di marzo alle ore 10, e al quale parteciperanno delle donne che si trovano a capo insomma di diversi settori nella nostra città, nella nostra regione, e ne cito solo alcune. Avremo Paola Dalle Molle dell'Ordine dei giornalisti, avremo Marina Pittini per il terzo settore, avremo la presidente Federica Suban per il commercio, Daniela Stolfi per il mondo del teatro, e poi Letizia Pascutto, presidente della CPO dell'Ordine degli avvocati. E tutte insieme ci aiuteranno a capire come le donne nei vari settori che ho citato, vi saranno anche una professoressa dell'Università di Trieste, Sara Marceglia, e Federica Sartor per il mondo aziendale. Quindi ci aiuteranno tutte insieme a capire come nei vari settori e in modo diverso rispetto ad ogni settore citato, quindi terzo settore, università, giornalismo, le donne sono state una risorsa, hanno traghettato in modo proficuo questi settori fuori dalla crisi, e di come anche il lavoro è cambiato, di come si è adattato al periodo, di come ad esempio lo smart working è diventato da un lato una risorsa e dall'altro magari anche una difficoltà per cercare di conciliare il tutto. Quindi sarà sicuramente un momento di confronto proficuo, interessante, che ci aiuterà proprio a capire come il sistema paese si è adattato, è cambiato e come le donne in questo momento sono state una risorsa. E sarà presente anche il magnifico rettore di Lenarda, che farà un saluto iniziale, insomma, per portare anche una sua considerazione sul tema. È importante, mi piace soprattutto il titolo, La forza del cambiamento, il coraggio delle donne, no? Questo è il titolo scelto per questo evento nella modalità proprio webinar, giusto? Certamente, ci troveremo con i dovuti distanziamenti noi relatrici presso il Teatro Verdi, un omaggio ancora una volta da parte dell'assessorato al mondo della cultura e dello spettacolo, che mi è molto a cuore proprio per omaggiare insomma tutto il settore, visto il duro periodo passato, e i fruitori invece saranno in modalità webinar, proprio per cercare, ecco, di garantire la massima sicurezza a tutti e nel rispetto delle normative Covid. Ecco, quindi è bello anche questo richiamo al mondo dello spettacolo. Proprio questa sera appunto vedremo questo spettacolo in cui ci sono molte donne, anche proprio nella creazione, nell'organizzazione È e anche vero. tra le interpreti, insomma, davvero una parterre di donne, però naturalmente di altissimo livello, a cominciare da Isabel Rossinova, insomma, tutte le varie Assolutamente, anche il direttore artiste, d'orchestra donna, tutti. come abbiamo avuto modo Esatto, di dire infatti. anche in conferenza stampa, è uno spettacolo ideato dalle donne per le donne, che parla Certo. di diritti delle donne. Quindi, insomma, quale occasione migliore se non questa davvero per celebrare questa giornata e per riflettere su questi temi, oggi come tutti gli altri giorni.
Ecco, lei ha fatto cenno appunto al lungo calendario, no, delle varie iniziative per mantenere proprio viva l'attenzione su questi temi. Ce n'è ancora bisogno a un anno dall'inizio della pandemia, ce n'è forse ancora più bisogno in questo momento, non soltanto per i temi legati alla violenza, ma anche proprio, abbiamo visto, è stata soprattutto femminile la disoccupazione di ritorno proprio dalla pandemia. Quindi è vero che in tante occasioni si sono sapute reinventare e hanno dovuto comunque cambiare, hanno dovuto avere questa forza di cambiamento, però è chiaro che sono state le donne le più penalizzate, no? E lo È si dice assolutamente così, è in molte assolutamente così, statistiche, sì. assolutamente, ed è proprio per questo che dobbiamo continuare davvero a parlare di queste tematiche quotidianamente. Noi come città devo dire che rispetto al resto d'Italia sicuramente abbiamo avuto, questi sono dati del 2019, è evidente che non fotografano il 2020, che sicuramente è stato insomma un periodo più complesso, ma ricordiamo che Trieste nella classifica del Sole 24 Ore è risultata essere la prima città in cui c'è meno gap lavorativo tra uomini e donne. Questo sicuramente ci rincuora, perché come diciamo spesso anche in sua compagnia, vuol dire che nella nostra città c'è sicuramente una cultura del rispetto Vero. in confronto al resto dell'Italia più sviluppata, c'è più emancipazione, c'è più attenzione nei confronti di queste tematiche. Però è evidente che guardando insomma quella che è la finestra dell'intero paese è necessario davvero continuare a parlarne quotidianamente. È vero, non soltanto appunto sul fronte della violenza, anche su questo però viene fatto così un focus particolare, vero? Certo, viene fatto un focus particolare anche su questo tema. Noi ci siamo voluti però concentrare, ecco, in questa data, nell'8 di marzo, soprattutto sul tema lavorativo. Poi è evidente che l'assessorato, come ricordiamo spesso, tiene quotidianamente i fari puntati anche sulla tematica della violenza, che insomma, nello specifico viene ricordata ed accentuata il 25 di novembre. Però anche su questo tema, sicuramente insieme al Centro Antiviolenza lavoriamo a braccetto giorno per giorno per cercare di incidere anche come amministrazione comunale in modo positivo anche purtroppo su questa piaga sociale. Allora, proseguono immagino anche le iniziative del comune proprio per favorire l'occupazione femminile, ne abbiamo parlato molte volte, no? Ci sono iniziative in piedi che continuano. Sì, noi ricordiamo che come amministrazione comunale siamo stato l'unico comune del Friuli Venezia Giulia ad attivare dei tirocini rivolti proprio a donne vittime di violenza, tirocini che sono arrivati a quota 12 a dicembre dello scorso anno e che ora pian piano stanno iniziando a partire. È evidente che è stato tutto rallentato insomma, a causa del Covid, a causa del lavoro ovviamente non in presenza, però inizieranno insomma questa attività lavorativa le donne che avevano avuto l'opportunità, grazie alle selezioni insomma, dei servizi sociali, alle segnalazioni del centro antiviolenza, di poter aderire a questo progetto che con grande orgoglio come amministrazione abbiamo portato avanti. Benissimo, allora io ringrazio davvero l'assessore alle pari opportunità del Comune di Trieste, Francesca De Santis, per essere stata con noi e la invito a tornare a trovarci presto, ancora un buon 8 marzo all'insegna della riflessione, sicuramente. Grazie a voi, davvero. Grazie, grazie, buon proseguimento, buon lavoro. Allora, noi proseguiamo questa nostra diretta straordinaria ancora per qualche minuto prima di passare al nostro telegiornale dell'ora di pranzo delle 13:20, in cui tratteremo anche questo argomento, ma soprattutto anche altri temi legati al ritorno della nostra zona in area arancione, quindi anche le prospettive, insomma, di cui si parla del possibile ritorno in rosso, ma restiamo ancora per un attimo sui temi della giornata internazionale della donna. Allora vi ricordo ancora una volta che questa sera Tele4 trasmetterà in diretta il concerto evento intitolato Rose a partire dalle 21 al posto della puntata prevista come di tradizione del Caffè dello Sport che invece tornerà lunedì prossimo. Oggi abbiamo voluto proprio dare spazio a questo importante
importante concerto evento per celebrare la giornata della donna e anche per celebrare questa nostra collaborazione con il Teatro Verdi, una produzione appunto, lo dicevamo, del Teatro Verdi, come spiegava anche l'assessore alle pari opportunità, dell'assessorato stesso e del Conservatorio Tartini. Poi oggi c'è stata un'iniziativa invece della Polizia di Stato, allora possiamo vedere anche delle immagini che ci sono state inviate. Allora, in occasione dell'8 marzo si è svolta anche a Trieste la donazione Si tinge di rosa, raccolta straordinaria di sangue promossa dall'Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato in Piazza Unità, presente in una giornata già di per sé significativa. Una autoemoteca e personale della questura. E proprio oggi il questore, che fra l'altro è una donna, ha firmato un ammonimento contro naturalmente la violenza domestica. Quindi vediamo se riusciamo a farvi vedere anche qualche altra immagine. Eccole qui, appunto, di questa iniziativa presente appunto il questore di Trieste. Allora, ancora altre notizie. Vediamo invece sull'ANSA nazionale, quello di cui si parla a livello appunto nazionale, e si parla ancora dei vaccini, delle vaccinazioni che sono un po' il nodo centrale di questo periodo, insomma, per combattere la pandemia. Allora, vaccini via libera da AstraZeneca per gli over 65, questa è la notizia che aspettavano in molti, via libera del Ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo sapete, era inizialmente stato indicato soltanto per gli under 55 e poi 65, adesso è stato approvato anche per chi ha più di 65 anni d'età, quindi però esclusi i soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie. Lo prevede la circolare utilizzo del vaccino Covid-19 vaccini AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni d'età, firmata dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. Quindi questa è la notizia che in tanti aspettavano sicuramente per procedere anche con la vaccinazione delle persone che si trovano in quella fascia d'età comunque fragile, l'abbiamo detto più volte, ma non over 80, quindi era rimasta un pochino così dimenticata ed erano state tante le proteste anche qui a Tele4 su questa mancata, diciamo, priorità, la fascia appunto tra i 65 anni e i 79. Allora, ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità. Ci rivediamo subito dopo con il nostro telegiornale Meridiano, fra pochissimo. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Ospite questa mattina a Sveglia Trieste, il sindaco di Piazza ha parlato a lungo del Porto Vecchio e si è soffermato sull'Ursus, che a suo dire sarà il punto panoramico della città, nonché elemento simbolico del turismo dell'antico scalo. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. È senz'altro uno degli argomenti preferiti dal sindaco di Piazza, il Porto Vecchio. Dopo la firma della settimana scorsa, ora l'attesa è rivolta all'approvazione del piano regolatore in consiglio comunale. Ma intanto si fanno strada progetti e ambizioni che da un lato sono frutto degli interessamenti dei privati, dall'altro sono interventi del comparto pubblico, come per l'Ursus, nome tra l'altro del neonato consorzio, che per il sindaco di Trieste sarà il punto panoramico e icona turistica dell'antico scalo. L'Ursus, insieme con l'autorità portuale, lo metteremo a posto e poi sarà portato in Porto Vecchio. Perché? Perché se mettiamo un ascensore sarà molto interessante. Io l'ho visto fare a Genova quel bigo, cioè tu entri nel Porto Vecchio di Genova, sali su questo ascensore e hai un colpo d'occhio mai visto. Credo che se andremo a sistemare l'Ursus in Porto Vecchio, 80 metri dall'alto, beh, sarà un colpo d'occhio non da poco. Gli appetiti di alcune zone della città hanno trovato sfogo anche nel palazzo ex delle ferrovie in piazza Vittorio Veneto, da cui nascerà anche un prestigioso ristorante. Al 31 marzo prevedo di approvare in consiglio il piano regolatore.
all'interno ci sono centinaia di opere da 50, 100.000 euro, 100.000 euro per la strada del golf, via Romagna, campi sportivi, di tutto, manutenzione della città. Il palazzo di fronte alla posta, quello delle ferrovie, è stato venduto quindi? No, è stato venduto agli austriaci, è stato venduto per 10 milioni, stanno facendo un progetto incredibile, di Donacchetta ci sarà anche un ristorante 2 stelle, Michelin, che arriverà, che dovrebbe farlo quella che ha il ristorante a Caporetto, dovrebbe arrivare lì con un ristorante importante, poi ci saranno dei loft. Poi ci saranno qualcosa di commerciale. Ciò che senz'altro il sindaco non sopporta, e l'ho detto più volte, è la burocrazia. Sto preparando una lettera che firmeremo anche con altri sindaci del territorio e dell'Italia per scrivere al presidente Draghi: togli un po' di questi vincoli, di questa burocrazia, che abbiamo bisogno sempre di 60 permessi per fare una cosa che non fa altro che rallentare il paese. Friuli Venezia Giulia, lo sapete, di nuovo in zona arancione, la paura ora però è quella di passare addirittura in zona rossa, come filtra da fonti governative, se ne saprà meglio in settimana, ma il colore arancione basta e avanza per rinnovare la preoccupazione, ad esempio per baristi e ristoratori, tra i quali ha fatto un giro questa mattina il nostro Gianluca Paladin. Cambia molto, perché riesco a vendere un po' di caffè per asporto, la ricevitoria aperta però è insignificante e c'è molta meno gente in giro. È il commento quasi rassegnato della titolare di un bar che si ritrova di nuovo in zona arancione. L'alternanza dei colori dovuta alla recrudescenza della pandemia ha visto, con l'aumento dei contagi e l'arrivo delle limitazioni che tanto bene ormai conosciamo, al bar solo per l'asporto e per chi riesce a organizzarsi anche con il servizio a domicilio. Stessa cosa per i ristoranti, che non possono più ospitare i clienti a pranzo. Quello che preoccupa è però lo spettro della zona rossa, come annunciato da fonti governative, che potrebbe vedere l'arrivo di un nuovo DPCM entro la settimana per dare un'ulteriore stretta a una situazione che vede un considerevole aumento dei contagi. Il problema, secondo me, è che passiamo da periodi di zona gialla a zona arancione, perché nel momento di zona gialla viene un po' a mancare quel senso di serietà e le persone non si trattengono, vivono come se non ci fosse più nulla. Ieri anche abbiamo saputo che una signora, adesso io non lo so se è vero o non è vero, che c'ha Covid, stamattina la vedo fuori coi cani. Cioè, io adesso non so se è giusto o no, però non se ne può più veramente. C'è poi la situazione che riguarda cinema e teatri. Il 27 di questo mese è la data su cui si sta ragionando per riaprire, previo passaggio in zona gialla, ed è quello che sperano i lavoratori del settore. Io lavoro in teatro, infatti. Ah, lei lavora in teatro? Noi appunto speriamo di poter aprire. Vediamo. Secondo lei la gente si fiderà ancora ad andare nei cinema e nei teatri? Ma noi siamo in piena sicurezza, stiamo lavorando già da un anno in piena sicurezza, il pubblico è veramente super protetto, penso che non ci siano problemi. E sui temi del ritorno in zona arancione e delle difficoltà ulteriori per la popolazione delle nostre zone, per quello che ha deciso Lubiana sui transfrontalieri e sui tamponi proprio a chi lavora di qua e di là del confine, è intervenuto oggi il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Sentiamolo. Il Friuli Venezia Giulia è arancione da oggi. Gorizia e il Disontino lo erano già da venerdì scorso, solo che il nostro problema a Gorizia, oltre che ovviamente il rispetto, come in tutta la regione, delle prescrizioni derivanti dal suo essere zona arancione, si complica, si acuisce per la presenza del confine, come se non fosse servita ciò che è accaduto nei mesi scorsi. Nuovamente è venuto meno quel dialogo tra Lubiana e Roma e all'improvviso, con un atto ministeriale, da oggi una disciplina, dal 15 marzo un'ulteriore disciplina, nuovamente i transfrontalieri, per poter andare a lavorare al di qua o al di là del confine,
dovranno essere dotati di un, dovranno essere stati prima tamponati. Non ci si rende forse conto che sono tanti, tantissimi, tantissimi quelli che abitano in Slovenia e che vengono a lavorare a, a Gorizia o portano i loro figli a studiare a Gorizia e viceversa, tanti sono i goriziani che vanno a lavorare oltre confine o si recano oltre confine per accompagnare i propri figli. Già alcune settimane fa un genitore mi ha detto: sindaco, io e mia moglie lavoriamo, a causa dei turni portiamo due giorni io, due giorni lei, i due figli oltre confine. Ebbene, i figli, oltre i 13 anni, devono essere anch'essi tamponati, i genitori devono essere tamponati, perciò al netto del disagio, l'osservanza di questo obbligo comporta per quella famiglia, come per tante altre famiglie, una spesa al mese di circa 600 euro. E io chiedo nuovamente che ci sia un maggior colloquio, una maggior intesa tra le capitali, in questo caso tra Roma e Lubiana e Trieste, per fare in modo di, in qualche modo, di venire incontro agli ulteriori disagi che si creano a quella porzione di popolazione che abita il confine. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, nulla di particolare per quanto riguarda il traffico, attualmente scarso su tutta la rete viaria cittadina. Non ho da segnalare nulla per quanto riguarda manifestazioni particolari o nuovi cantieri, le colleghe la mattina non mi hanno riferito nulla sia successo di particolare che abbia inficiato il traffico, quindi direi che posso salutare tutti quanti e augurare una buona giornata. Grazie, altrettanto buona giornata e buon lavoro a lei e a tutti i colleghi. Allora, triestini a caccia di mimose e mazzi floreali per la festa della donna, un 8 marzo vissuto come da tradizione nonostante la pandemia. Vediamo. Fra virgolette, il tempo ci aiuta, bella giornata, sole e gente, insomma, c'è. Speriamo continui così tutta la giornata. 8 marzo, festa della donna, e anche in epoca Covid non si rinuncia al mazzetto floreale da regalare a mogli, mamme, sorelle e amiche. Siamo stati in città a visitare i fiorai del centro per vedere se anche con la pandemia le tradizioni e le usanze che caratterizzano questa giornata sono state rispettate. Il bel tempo ha certo favorito ancora di più coloro che, prima di andare al lavoro o di svolgere qualsivoglia attività, si sono recati dal fioraio per acquistare le mimose o altri fiori. Come procede questa giornata per la vendita di fiori della festa della donna? Sì, quella giornata è bella giornata oggi, anche tanti passare clienti, ma abbastanza bene quella. Quanto ha speso per la sua bella? Guardi, ancora mi deve dare il resto, dunque ancora non lo so. Ah, ok, e quindi sono per sua moglie queste immagini? Sì, questa è per mia moglie, oggi è la festa delle donne, se non oggi quando? Da quanto è sposato? Io? Dunque, calcoli dal 67, siamo ormai rodati, ecco, no? Sì, rodati, sì, sì. Quindi insomma adesso porterà in mattinata i fiori a sua moglie. Visto che oggi c'è la festa delle donne e non posso far di meno di portarle due fiori, no? Esiste ancora questo concetto di cavalleria dove l'uomo va a prendere i fiori per la sua donna, no? Sì. È la festa di Mimosa, una festa generale, una grande festa, ma il scorso anno pure per Covid, questo di Covid virus, è festa un po' rovinato. Addirittura si arriva a spendere 50 euro per un bel mazzo di fiori, vero? Sì, un bel mazzo di fiori, 50, anche 70, 80 euro pure. Senta, ma i fiori, la mimosa per sua moglie, adesso vado a comprarla. Grazie, grazie, arrivederci. E vi ricordo che questa sera alle 21, in occasione proprio della giornata internazionale della donna, Tele4 trasmetterà il concerto evento intitolato Rose, una produzione del Teatro Verdi in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del Comune e col Conservatorio Tartini. Come abbiamo detto più volte, invece la puntata prevista del Caffè dello Sport tornerà lunedì prossimo. Andiamo proprio a parlare di sport. Vittoria Casalinga, particolarmente importante per l'Allianz, che ha piegato Cantù per 82 a 79, salendo al sesto posto in classifica a quota 20. Sentiamo Marco Stabile.
Missione compiuta per l'Allianz, che va a conquistare una vittoria chiave con Cantù e sale al sesto posto in classifica. Erano due punti di cui la Pallacanestro Trieste aveva bisogno come l'aria per proseguire in un campionato d'alto livello, e sono arrivati grazie a una vittoria contro una formazione che, nonostante il penultimo posto in classifica, si è arresa solo nei secondi finali del match, sfoderando un debordante Smith. Basti pensare che gli ospiti hanno preso rapidamente la testa del match dopo l'8-2 griffato Henry. Gaines e Smith hanno dato subito la sensazione di essere in missione, mentre la difesa di Pecchia e Soci ha da subito imbavagliato il talento di Doyle, sparito letteralmente dalla gara. Primo quarto 16-19. La regia di Smith non mostra pecche di sorta nemmeno nella seconda frazione, e le sue giocate, combinate alla tripla di Procida dall'angolo, portano l'acqua a San Bernardo sul più 9. A suonare la carica per Trieste Fernandez, che ben supportato dal connazionale D'Elia riporta i biancorossi a contatto. C'è tanto Henry e ancora pochissimo Doyle per Dalmasson, mentre i canturini non mollano di una virgola e ci si deve accontentare di rimanere sul meno 3 a riposo lungo. Trieste inizia a caricarsi di falli nei suoi uomini chiave per contenere il talento di Smith, eppure il resto del quintetto ospite non sta a guardare. Cantù vola nuovamente sul più 9. Il time out di Dalmasson ridona energie e forze fresche. D'Elia diventa un chiaro punto di riferimento in attacco. Il redivivo Peric piazza una tripla importante, mentre la Quintana per una volta non fa rimpiangere Fernandez, richiamato i box dopo il quarto fallo. Con la tripla di Tommy si chiude il terzo quarto sul 61-65. L'Allianz trova ancora risposte dei lunghi. D'Elia e Abson nell'ultimo quarto mettono l'energia giusta in pitturato, ma in breve il miglior realizzatore Henry, 20 punti e 12 rimbalzi per lui, è costretto a uscire dopo aver commesso il quinto fallo in sfondamento. Sembra l'inizio della fine per Trieste, e invece i biancorossi reagiscono con D'Elia e Alviti. Tra rubate, triple e concretezza, la coppia trascina l'Allianz nuovamente in vantaggio sul 79-75. Smith e Gaines sembrano inarrestabili sul fronte opposto, ma i giuliani sono più lucidi e rispondono con eccellente freddezza ai liberi agli ultimi colpi di bravura degli americani, chiudendo i conti per 82-79. Della Triestina parleremo questa sera. Lutto nella diocesi di Gorizia, è morto per le conseguenze del Covid il noto sacerdote Don Lorenzo. Tutti auspichiamo che sia positivo e che questa dura esperienza porti a un cambiamento in qualità della vita e del lavoro. L'intervista risale alla Pasqua scorsa, quando Don Lorenzo Boscaroli, in qualità di direttore della pastorale sociale del lavoro della diocesi isontina, aveva voluto portare il messaggio di speranza del vescovo ai lavoratori preoccupati per la pandemia e le sue conseguenze. Proprio il Covid ha portato via domenica notte il sacerdote, molto conosciuto e amato nella diocesi di Gorizia. Era ricoverato a Trieste da alcune settimane proprio per le conseguenze dell'infezione. Don Boscaroli era nato a Ronchi il 3 settembre del 44, ordinato nel 68 nella Basilica d'Aquileia. Il primo incarico pastorale lo svolse quale vicario cooperatore a Sant'Ignazio a Gorizia. È stato direttore del settimanale diocesano Voce Isontina e addetto stampa della Curia Diocesana. Lunghissimo l'elenco degli incarichi ricoperti da Don Boscaroli: dagli anni 2000 parroco di San Lorenzo a Ronchi, da ultimo era stato decano di Duino Monfalcone Ronchi e direttore d'ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. Molti allievi lo ricordano anche come insegnante nelle scuole di Gorizia. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.